Springer, come si impostano? In OBS Studio. Come avete visto questo effetto scorrimento che ad alcuni di voi potrebbe piacervi? Lo scopriamo molto velocemente dopo avervi ricordato di iscrivervi al canale e di venire su Telegram. Iscrivetevi soprattutto a questo canale con la campanella blim blim e venite su Telegram, perché se vi iscrivete al canale così avete la conta B, perché Telegram con pochissimi euro al mese, sono 2,99 euro, potete prendere questo Springer. Noi ci spostiamo sul mio, andiamo a vedere il primo capitolo di questo video, ovvero cosa sono gli Stinger, come si creano. Gli Stinger sono delle transizioni, dei mi piccolissimi video che si uniscono tra una transizione e un'altra, tipo da faccione e lo schermo, in questa maniera, che si uniscono tra due transizioni diverse. Quindi vi dico, oddio che è successo, sto incasinando tutto, che si uniscono tra due transizioni. Andiamo col prossimo capitolo di questo video, ovvero dove li troviamo? Li possiamo, ripeto, scaricare da internet oppure crearli noi. Io questo qui che avete appena visto l'ho creato da voi, ma trovate un sacco di materiale in internet e vi lascio il link, se riesco, il link in descrizione di alcuni, vi lascio anche il link, no, ve lo lascio in Telegram lì, per scaricare esattamente il mio Stinger. Andiamo con l'ultimo capitolo di questo video, ovvero come li impostiamo in OBS Studio. Abbiamo fatto tutto, ma come cacchio li impostiamo? Io ho un nuovo OBS Studio bello di pacchia per essere stringerato. Si può dire il termine stringerare? Non lo so, comunque questo è un nuovo OBS Studio, bello nuovo. Possiamo andare, andiamo a mettere la prima scena, un dispositivo di cattura video, mettiamo ad esempio questa webcam del computer, del mio computer, terribile, l'HP TrueVision, eccola qui, andiamo a selezionarla, eccola qui, mamma mia che brutta. Settiamo una risoluzione, c'è bisogno per questa orribile cosa? Oddio, non va nemmeno. Perché è voluto funzionare fino adesso e mo quando sto registrando i vari tutorial non vuol funzionare? Andiamo a settare un po' la risoluzione, da mettere almeno in 1900, almeno in HD. Eccola qui. Mamma mia, è inutile che mettiamo in HD. Tanto è talmente brutta che va benissimo un semplice HD, ecco, infatti si vede anche meglio in un semplice SD, scusate. Andiamo a ingrandirla così, circa così, bene, cioè mettiamo così, sono diventato alto, questa cosa va bene, vi sto sussurrando, quindi la scena 2 ci mettiamo, mettiamo una dissolvenza perché io qui sto facendo le prove. Ci andiamo a mettere quindi un cattura allo schermo, ok? Trasforma, adatta allo schermo. Il faccione non lo mettiamo tanto. E facciamo un'ultima scena che mettiamo la scena 0. Andiamo a capovolgere orizzontalmente. Ecco, questa è la mia posizione originale, no, la mia, non è questa qui, è la mia posizione specchiata, quella, cioè quella non originale, eccola qui. Se la spostiamo qui possiamo capire, dai. Ma se vogliamo solo qui, aspettate, mettiamo lo Sting, quindi aggiungi Stinger, lo chiamiamo Stinger, che ne so, numero 1, eccolo qui, punto di transizione, nel mio caso 1000, scrivete il vostro punto dove c'è scritto, dove l'avete scaricato o se l'avete creato voi, voi lo dovete sapere.
Allora, qui non so se avete notato, però non sono stato lì. Desktop, vediamo un po' se trovo qualcuno carino che ho messo. Eccola, non lo chiamo, non è questo. Mettiamo ad esempio questo. Sì, mettiamo questo. Beh, può essere questo. Oddio, è uscito. Non era quello, scusate, ho messo un video, che cacchio. Oddio, cosa ho messo? Vuoi dire un anno? Ma no. Cosa ho messo? Scusate, mi sta imbrogliando. Vediamo, 33, 33, eccolo qui. E questo, bene. Ok, adesso, ma se vogliamo solo qui, ad esempio, una disto, vedo sempre di 3000, quindi qui ci sarà uno stinger, come vedete, con la mia bellissima e adorabile webcam, che non è questa qui dove mi state vedendo nel cerchietto, ma è questa del mio computer. Non so se avete notato prima, mostro. Non so se avete notato, facciamo, lo spostiamo più qui, personalizzato, non so se avete notato qui la mia tastiera, perché la sto usando come se fosse un, guardo lì tanto voi vedete, la sto usando come se fosse uno Stream Deck economico di 7 euro. E mi serve per fare le scorciatoie, non è che mi serve per stare una giornata intera a scrivere. Volci verticalmente, che succede? Lo specchiamo così. Oddio, che è successo? Oddio, che sta succedendo? Perché non mi funziona più? Non sto incasinando troppo. Ok, quindi qui ci sarà uno sting di 4 secondi, mi sembra 7. Sì. Invece qui ci sarà una dissolvenza bella netta. Spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, vi ricordo, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questo tutorial video vi sia piaciuto. Se vi piace avere queste dissolvenze, vi ricordo di iscrivervi al canale e di venire su Telegram. E adesso, scusate, bene, ho dovuto tagliare questa parte perché il mio computer è successo un disastro. Adesso mostrandovi lo stinger finale, cliccherò il tasto su questa tastiera, vi do un grossissimo saluto e un abbraccione e al prossimo video, a presto!